ragazzi, oggi nuovo video, sono dei biscotti simili ai gran cereali, davvero davvero buonissimi. Vi faccio subito vedere la ricetta. Iniziamo con l'uvetta, che è già stata ammollata, mi raccomando lasciatela riposare nell'acqua calda e strizzatela. Aggiungiamo anche dei mirtilli essiccati, le mandorle, potete mettere anche altra frutta secca, i fiocchi d'avena, la farina integrale, aggiungiamo anche il lievito per dolci e l'olio di semi. E non ci rimane che frullare bene tutto quanto. Composto, questa è la consistenza che deve avere. Come vedete, se lo prendo tra le mani già inizia a compattarsi. Grattugiamo una mela che ho semplicemente lavato e sbucciato, e la mela per fare prima la potete mettere anche direttamente nel frullatore. Andiamo a mettere quindi in una ciotola la nostra mela grattugiata e aggiungiamo tutto quanto il composto che abbiamo frullato. Iniziamo quindi a impastare. Impastiamo bene con le mani e vedrete che il composto inizierà subito a diventare malleabile e bello compatto. Anche se lo sentite leggermente appiccicoso, non preoccupatevi, non c'è bisogno di aggiungere altra farina. Adesso non ci rimane che formare i propri biscotti, quindi prendiamo un po' di impasto, facciamo le palline e poi le andiamo semplicemente a schiacciare. Vedete come il composto è malleabile e dopo averlo impastato non si appiccica assolutamente alle mani, davvero perfetto. Li vado ad appiattire leggermente direttamente sulla carta forno, così faccio in un attimo. Possiamo infornare a 180 gradi. I nostri biscotti hanno cotto in forno 15 minuti, quindi anche la cottura come procedimento è piuttosto veloce. Sono davvero molto versatili e potete cambiare praticamente tutti gli ingredienti. La frutta secca potete mettere al posto delle mandorle, degli anacardi, delle noci, delle noci pecan, quello che vi piace di più, oppure potete sostituire l'uvetta e i mirtilli con altra frutta disidratata, anche dei datteri. Potete cambiare anche le farine, potete utilizzare delle farine senza glutine e sono veramente buoni, cioè il gusto non sembra minimamente un biscotto così integrale senza zucchero perché è stragoloso. Quindi rifateli, anzi se li fate taggateci nelle vostre foto su Facebook, su Instagram, vi mettiamo sotto nella descrizione come sempre i nostri profili sui social, così ci potete trovare anche lì. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!